Signori, veramente, buonasera a tutti. Buonasera. Vedete? Una si emoziona. Ma è veramente una calda serata perché possiamo finalmente dire di avere un Red Eyes aggiornato. Un Red Eyes che rimane un mazzo neanche T2, fondamentalmente tra T3 e T2. Sì, tanti diranno, sì, i detrattori, quelli forti, no, sì, ma... tanto quelli fan del mazzo, no, il mazzo purtroppo non è neanche un T2, ma con i nuovi supporti che sono usciti, e cioè il signor Red Ice Alternative Dragon, si può fare qualcosa, e noi abbiamo montato il mazzo per dare una speranza quantomeno ai fan del Dragonero Occhi Rossi, tra cui ci sono anche io fondamentalmente. Quindi andiamo a vedere come funziona il mazzo, state tranquilli perché andremo a far cose belle, anche e soprattutto considerando che abbiamo questi avversari, quindi tranquilli. Il mazzo si fonda fondamentalmente, scusate il bisticcio di parole, sul mandare carte al cimitero e sull'infliggere danno grazie alle carte mandate al cimitero. Vedete, carta della pietra rossa, abbiamo mandato al cimitero un drago nero e abbiamo pescato due carte. E adesso uno dei cuori del mazzo, fusione occhi rossi, mandiamo dal deck, ragazzi. Questa è una carta grandissima perché ti fa mandare dal deck, dalla mano oppure dal terreno al cimitero i mostri, i materiali da fusione per un super mostro fusione, l'arcidemone, ragazzi, che vede in sé per sé il plasmon, possiamo dire, oddio, ha un non so che di omogenizzato questa parola, non sapevo, wow, che bello. No, però ho capito perché plasmare, plasmon, vabbè, ok, stupendo, andiamo a dormire con il beneficio del dubbio. In sé, ragazzi, si fonda sull'unione di una nostra vecchia conoscenza, uno dei primi boss di Yu-Gi-Oh! Ed il Dragonero Occhi Rossi. La cosa più bella di questo mostro, sapete qual è? È che possiamo anche andarlo a potenziare, perché, signori, il Dragonero è famoso anche per avere questi mostri che si vanno a attaccare come equipaggiamento ai nostri mostri, andandoli a potenziare. La cosa stupenda dell'Arcidemone è che quando manda al cimitero un mostro, o c'è un calcolo dei danni che coinvolge questa carta, noi possiamo andare a rimischiare un mostro Occhi Rossi dal nostro cimitero ed infliggiamo all'avversario danno pari al suo attacco, e quindi capite che è molto molto interessante come cosa. Ecco, il Dragonero si fonda essenzialmente su questo, è un deck molto burn, ma che ha delle meccaniche un po' così. Ma signori, non pensate che non sia un mazzo bello, perché anche qui, vedete, abbiamo... ci sono già due potenziamenti per il nostro boss Arcidemone, nonché un terzo equipaggiamento che anche qui ci permette di fare più cose. Il mostro che viene equipaggiato con questa carta può fare fino a due attacchi, e possiamo mandare questa carta equipaggiamento al cimitero e poi targettare un mostro con effetto sul terreno e metterlo come equipaggiamento al nostro mostro. Quindi effettivamente cose, cioè, ragazzi, il mazzo non è un mazzo da buttare, è un mazzo in cui devi essere un po' fortunato con le mani, ecco, diciamo sostanzialmente questo. Ma ragazzi, è un mazzo che merita quantomeno rispetto, perché comunque le cose te le va a fare. Questo, l'effetto di questo mostro, ragazzi, non ce l'ha nessuno. Queste situazioni non le crea nessun mazzo, quindi anche andiamo ad apprezzare fondamentalmente le cose. Ha vinto questo mostro, ragazzi. Vedete? Ha burnato attaccando mostri in difesa. Cioè, signori, è roba, insomma, abbastanza grande. Però, signori, colpo di scena. L'avversario spolverino dell'RP. È una mossa di disperazione fondamentalmente, perché non può fare quasi nulla. E allora, altra fusione occhi rossi. Questa volta è il turno di Slash Dragon, che ha un effetto più focalizzato sulle carte equipaggiamento. Ma non c'è problema. Red Eyes Insight. Mandiamo una carta occhi rossi al cimitero e ne aggiungiamo un'altra in mano. Con Slash andiamo a distruggere lo Shadow che era qui, e l'avversario non può fare più nulla. Si trova sostanzialmente sguarnito, passa in hand. E signori, vedete, Red Eyes Spirit, un mostro resuscitato dei draghi. Riprendiamo Red Eyes Metal Darkness, il quale ci può riprendere un mostro di tipo drago. Insomma, ragazzi, il mazzo fa, il mazzo fa, ed è indicativo il fatto che vinca contro uno Shadow. E soprattutto il mazzo contro cui eravamo era lo Shadow, cioè, insomma, ecco qui, e lo abbiamo preso per sfinimento. E comunque abbiamo un campo di tutto rispetto, per carità, cioè non nessuno sta dicendo assolutamente niente. Ovviamente, ragazzi, sarei un bugiardo a dire che potete portare questo mazzo ai campionati meta, questo qua assolutamente no. Però, ragazzi, noi siamo over, e ricordate sempre, non mettiamo mazzi che non sono over. Proviamo quindi a forzare un po' la mano e vediamo quello che va a succedere contro un super mazzo come il
Contro quale mazzo stavamo, ragazzi? Ah, vabbè, ovviamente contro il mago nero. E ci sta, ragazzi. Prego osservare, vi prego. Il Red Eyes Alternative Black Dragon. Questo è nuovo e fa cose belle. Perché se questa carta viene, per prima cosa, si evoca specialmente tributando un mostro in mano sul terreno, quindi lo evochi tranquillamente. Anche ora noi possiamo evocarlo in me, che non si dica. Poi, se questa carta viene distrutta in battaglia o dall'effetto di una carta, possiamo targettare un mostro di livello 7 o inferiore Red Eyes nel cimitero e lo evochiamo specialmente sul terreno. Quindi una sorta di ulteriore mostro resuscitato per ogni, per sostanzialmente ogni mostro di tipo drago Red Eyes. E allora, signori, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito con il nostro arcidemone, che, come vedete, già dal nome si intuisce una grande potenza ed è un boss fondamentalmente. Ma il mago nero, mazzo prettamente T2, non le manda a dire. Ed ecco che mette subito i suoi mostri sul terreno. E allora noi subito dobbiamo andare a togliere quanti più punti all'avversario. Per cui abbiamo attaccato questo mostro, inflitto danno. C'è un calcolo dei danni che coinvolge l'arcidemone. Abbiamo rimesso nel deck un mostro Red Eyes nel nostro cimitero. Abbiamo inflitto danno all'avversario. Molto molto bene. Fascino dell'oscurità. Abbiamo pescato, insomma, carte molto molto interessanti. Ritorno dell'occhi rossi. Una carta figa, molto figa. Che cosa facciamo? Abbiamo attivato prima ritorno dell'occhi rossi e poi la catena Red Eyes con il Fang. E vedete che cosa va a succedere. Abbiamo equipaggiato questa carta a lui e va bene. Poi con il ritorno dell'occhi rossi, se noi controlliamo un mostro occhi rossi, possiamo targettare un mostro normale nel nostro cimitero e lo evochiamo. Signori, è per me molto emozionante poter rigiocare con Teschio Evocato. Guardate che bello in quest'art che ci regala questo programma. Veramente ben fatto, davvero. Qui nel dojo del Red Eyes. Roba veramente intensa, molto interessante. Mi fa molto piacere. Che cosa succede? Noi abbiamo mandato al cimitero la nostra cartolina e abbiamo equipaggiato il mostro, il mago nero, al nostro mostro. È roba veramente, veramente pesante, no? Il mago nero ce lo distrugge, però ci siamo tolti un mostro importante dell'avversario, no? E adesso ecco qui, ragazzi, entra la nuova entrata, il nuovo proveniente direttamente da NXT, l'alternative Red Eyes Black Dragon. Abbiamo tributato un mostro nella nostra mano al cimitero e adesso entra e si può fare roba, insomma, molto molto interessante. L'avversario però ancora ha un full package di maghi neri e ben due navigazioni magiche. Adesso sarà veramente un casino giocare. Però, ragazzi, è un piccolo casino. Abbiamo attaccato con il signor Teschio Evocato, arcidemone che dirsi voglia, no? Stavo guardando per l'ultima volta quest'art, questo ologramma, perché, ragazzi, l'hanno fatto proprio bene in questo programma. L'avversario ha utilizzato in mano Apprentice Illusion Magician ed ha pompato di 2000 il suo mostro. Non potevamo saperlo, insomma, ce l'ha distrutto. Ma, ragazzi, vorremmo utilizzare il ritorno dell'occhi rossi, che può essere utilizzato sempre, Però, ragazzi, ce lo va a negare tramite navigazione magica. Non fa nulla, non fa nulla. Red Eyes, Changwill Chain. E prendiamo ancora. Equipaggiamo il nostro mostro, la signorina Apprentice Illusion Magician, in modo che ci togliamo un'altra carta. Vorremmo riutilizzare il ritorno dell'occhi rossi, ma ancora l'avversario ci dà veramente tanta tanta noia e mette Magician Rob. Insomma, adesso è un casino, ragazzi, è un casino perché ci distrugge il nostro mostro e poi ci va a distruggere Red Eyes, attenzione, Baby Dragon, nel quale una volta al cimitero ti fa evocare direttamente dal deck anche un mostro occhi rossi e ci si va ad equipaggiare. L'avversario però, ecco, fa la mossa che fa la differenza. Ci mette Big Eye e ci ruba il mostro. A questo punto non abbiamo più mostri sul nostro terreno per far qualcosa con il ritorno dell'occhi rossi. E quindi andrà a vantaggio carte l'avversario e essenzialmente, insomma, la partita si può dire bella che concluda, perché poi evoca anche altri mostri e sul terreno il terreno si riempie, insomma. Big Eye rimane un mostro veramente, veramente molto interessante. Se giocate Mago Nero, fateci un pensierino. I giocatori un po' più stagionati conoscono comunque il mostro, sanno che nel meta a cui apparteneva faceva veramente casino. Purtroppo, ragazzi, non possiamo che piegarci sotto il mago nero, anche se abbiamo venduto cara la pelle, ragazzi. Abbiamo venduto cara la pelle. Quando si perde non bisogna perdere la lezione, e la lezione è che il Red Eyes comunque sia combatte. E allora non lasciamoci con un rimpianto e andiamo a vedere quello che riusciamo a fare contro, ovviamente, il mazzo, un altro mazzo che
tendenzialmente contro il Red Ice non ha storia, vince senza nessun problema. Se perdi contro il Magician, figurati contro il Blue Eyes. Cioè, abbiamo appena fatto un video in cui elogiavamo le sue grandi potenzialità, potenzialità che ancora ci sono e che lo rendono il re dei for fun essenzialmente. Fa un bellissimo primo turno e conclude con Spirit Dragon. Assolutamente niente da dire. Carte della pietra rossa che ci fa mandare un mostro Red Ice dalla nostra mano ed uno dal deck al cimitero. Ci va a pescare due carte, veramente molto bene. Mostro resuscitato subito, Viverna. E qui questa è veramente una grande mossa, perché adesso ve lo spiego subito. Intanto con Inside abbiamo mandato altri mostri Red Ice al cimitero. Abbiamo preso il mostro resuscitato degli occhi rossi, Spirito Occhi Rossi. E adesso vedete che cosa succede. Abbiamo settato le nostre carte. L'avversario va giustamente a farsi entrare sul terreno il signor Azur Ice, che andrà a ressare draghi bianchi ad ogni standby. Ma che cosa succede? Allora, abbiamo attaccato con Red Ice Black Flare Dragon. Scusate, non è Viverna, ma è Flare questo, un mosso veramente stupendo. Siccome c'è un calcolo dei danni che coinvolge questa carta, lui va ad infliggere all'avversario attacco pari al suo di attacco. Ed è veramente roba grossa, roba interessante. End phase. L'avversario pesca e abbiamo, insomma ragazzi, adesso si fanno cose sostanzialmente. Ma noi abbiamo ritorno dell'occhi rossi, quindi vedete, cominciamo a generare il vantaggio carte anche noi. Comunque è una bella battaglia ragazzi, l'occhi rossi vende cara la pelle e lo dimostra il fatto che è riuscito a penetrarci solamente di 600 life points. Ritorno, scusate, spirito occhi rossi, torna alla nostra viverna. E a questo punto lo possiamo anche equipaggiare con Red Ice Wing. Che cosa succede? Mandiamo al cimitero, come prima. Gli rubiamo ed equipaggiamo al nostro mostro il nostro... vabbè, sì, il nostro, perché alla fine è un mostro che ci appartiene, alternativo Blue Eyes. E con ritorno dell'occhi rossi andiamo a riprendere altri mostri. Vedete ragazzi, questa è una carta molto molto importante. Ancora abbiamo utilizzato anche quest'altra carta importantissima, la quale una volta bandita fa rimbalzare nel deck un mostro dell'avversario. E qui ragazzi c'è bella roba, c'è veramente bella roba. Perché? Perché abbiamo attaccato con Black Flare, abbiamo distrutto il mostro dell'avversario. Adesso infliggiamo altro danno con l'occhi rossi, ma infliggiamo altro danno ancora con Black Flare, perché quando c'è un calcolo dei danni che coinvolge lui, va ad infliggere il suo attacco all'avversario. E quindi signori, andiamo a dormire felici sostanzialmente, andiamo a dormire con un bellissimo mazzo, l'occhi rossi, che comunque ragazzi, voi, io non voglio dire, voi comunque se vi piace potete utilizzarlo, potete portarlo ai tornei. Non consiglio di acquistarlo se dovete partire da zero, perché è molto molto costoso e sì, trovate delle carte nei primi deck leggendari che comunque adesso staranno tanto, però Insight per esempio, alternative pure con cui, per cui dovete comprare il tin sarcofago, comunque tanta roba. Quindi se dovete partire da zero guardate ad altro, però se nei vostri tornei giocano mostri che alla fin fine insomma si può fare, insomma si può giocare, allora si può giocare anche il mazzo. Signori, mi mando un saluto forte forte forte, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, un bacione. E ragazzi, spero che vi sia tanto tanto piaciuto il Red Ice aggiornato con gli ultimi supporti fresco di MP19. Stay over, stay over, stay over.